Ciao amici, eccoci ancora insieme per un altro appuntamento con il TG Fipsas. Vediamo il sommario di questa puntata. L'ultima prova del campionato italiano di società di pesca al colpo, i campionati del mondo di surfcasting, maschile e femminile in Spagna, l'incontro amichevole Italia-Belgio di pesca al colpo, il campionato italiano individuale di pesca ledgering a Ostellato. Per il settore mare, i campionati di società di canna da riva e di canna da natante, entrambi nell'alto Adriatico, e poi ancora bass fishing da bellibotta a Pietrafitta e con motore elettrico nel Massaciuccoli, trota lago, conclusione del campionato italiano società e il promozionale individuale, e poi riepilogo dei campionati di Serie A di pesca al colpo e ancora altre notizie. Lotrarno Colmich ha conquistato lo scudetto 2013 di pesca al colpo, vincendo, trionfando nell'ultima prova in uno spettacolare mincio a Peschiera. Vediamo le immagini di questa bella manifestazione. Lo scudetto della pesca al colpo è andato ancora una volta all'Lotrarno Colmich. Sul podio con i fiorentini anche Ravanelli Trabucco e Lenza Emiliana Tubertini. Come dire, l'ordine degli addendi può cambiare, ma il risultato è sempre lo stesso e sono sempre le tre grandi a giocarsi titolo e podio. Il mincio a Peschiera è stata la degna cornice per la conclusione del campionato. I ragazzi della Red Fish Colmich, nonostante i 1500 km per arrivare da Catania, hanno eletto il mincio come campo di gara più bello, sia per la pescosità che da un punto di vista ambientale. In effetti, il colpo d'occhio agli alberoni in sponda veronese è bellissimo. L'acqua è come sempre stupenda e la giornata favorisce perfino un buon afflusso di pubblico. Contrariamente al solito, qui la pescata si imposta prima a centro fiume a Mulinello, per poi, nella seconda parte della gara, accorciarsi sulle canne ad innesti. Inglese o bolognese non fa differenza, l'importante è crederci. Una gragnuola di palle si abbatte sulla linea di passata, che molto spesso è stata battezzata a 35 metri. Qui vediamo Giampaolo Schiesaro, autore di un bel primo, interpretare al meglio la passata alla bolognese. E questo è il parmense Donetti, uno dei giovani più interessanti del torneo, impegnato all'inglese. Si punta alla cattura delle famose scardole di Peschiera, adescate soprattutto con caster o mais. Soggetti davvero belli ed anche di taglia ragguardevole, come questo portato in guadino dal reatino Diego Otti. Qui invece Daniele Barbieri, capitano del team Crevalcore Tubertini, accoglie in guadino un bel carassio destinato a far sentire il proprio peso sulla bilancia. Ma non sono mancate le carpe, sempre altamente spettacolari. Ne vediamo una rassegna, cominciando da quella del siciliano Gioacchino Messina, autore di un bel secondo di settore. Poi saliamo a questo bel soggetto guadinato da Adriano Marsalli dell'Aglianese Mavero. E chiudiamo il discorso carpe con la sequenza fotografica tratta da Match Fishing di questo impressionante soggetto da 9 kg che ha dato a Massimiliano Massola della Fratelli Campana Tubertini il primo assoluto con quasi 14 kg. A inizio gara Lotrarno Colmich, al netto dello scarto, vantava 5 punti e mezzo di vantaggio sulla coppia Emiliana Parmense, mentre la Ravanelli Trabucco accusava 9 lunghezze e mezzo. Tutti distacchi che non lasciavano per nulla tranquilli i fiorentini, specialmente dopo la prima metà della gara, nella quale soprattutto i cremonesi, maestri delle scardole a Mulinello, sembravano in grado di portarsi al ridosso dei capoclassifiche. Oltre a Maurizio Fedeli a dare spettacolo, erano soprattutto Stefano Defendi ed anche Alessandro Bruni. La Lenza Emiliana, dal canto suo, aveva Simone Carraro in un brutto picchetto, Prandi in bagarre, mentre Ballabeni è stato a lungo in cappotto. Ma la svolta si è avuta nella seconda parte della gara, quando gli uomini dell'Oltrarno, abbandonati i mulinelli, si sono messi a fare cavedani a mezz'acqua con le rubasienne, che si sono rivelati la loro mossa vincente.
Stefano Premoli ha portato a casa un bel secondo, cedendo solo ad uno scatenato Matteo Crepaldi. Andrea Fini ha chiuso in terza posizione nel settore della supercarpa. Rudy Frigeri, conservando tutti i bigattini per la pesca a mezz'acqua del Cavedano, ha vinto con oltre 8 kg. A completare l'opera il capolavoro di Jacopo Falzini, che dopo aver subito il predominio di un superbo Stefano Defendi a Scardole, ha iniziato una eccezionale rimonta, inchiodando una serie di cavedani da oltre 1,5 kg, vincendo il confronto diretto e chiudendo con oltre 10 kg. Oltrarno Kolmich vince così la gara con un magnifico 7 penalità e legittima la conquista dell'ennesimo scudetto. La prima ora e mezza, insomma, temevamo che qualcuno ci potesse sorpassare. Poi, per fortuna, le telefonate Radio Sponda, diciamo, portava buone notizie, e quindi l'ultime due ore si è pescato con più tranquillità. Non c'è spazio per sorprese. No, però se siamo obiettivi, le prime tre squadre sono le solite. Però è stata una grandissima realtà che forse non è più da considerare un outsider, come ho già detto prima, anche la Lenza Parmese, sì. Che questi quattro ragazzi comunque fino a torcere e fino all'ultima gara a tutti, e se si toglie la gara di oggi erano secondi. Il problema di questa formula qui è che penalizza tanto le società piccoline, sì. Fa fare tanti sacrifici anche a campionato, ti posso dire oramai concluso per qualcuno, compromesso. Sì, noi l'avevamo visto, avevamo impostato la gara con l'inglese e poi dopo l'ultima ora e mezzo venire a cercare i cavedani sul tiro della Rubasian. Ci abbiamo preso, siamo stati appagati, abbiamo fatto due primi, un secondo, un terzo, ha vinto Schiesaro anche nella squadra B, insomma, io penso che meglio di così non potevamo fare. La Ravanelli Trabuco ci ha provato fino alla fine e comunque ha conquistato un secondo posto ai danni di una Lenza emiliana alla quale non sono bastati i cavedani di uno strepitoso Umberto Ballabeni e la sicurezza di Ferruccio Gabba, che fra l'altro ha vinto la classifica individuale del Pianeta Master. E alla fine penso che comunque la squadra migliore abbia vinto, perché un campionato articolato in così tante prove, con tanti tipi di pesche diverse, alla fine sicuramente onore ai vincitori. Quanto mi riguarda, penso di aver fatto un buon campionato e forse ci è mancato un pizzico di fortuna come squadra che non sarebbe guastato, però diciamo che partiremo l'anno prossimo ancora più agguerriti. Il campionato di quest'anno sicuramente, voglio dire, insomma, è stato impegnativo, è stato oneroso, però per me è stato il più bel campionato che ho fatto in 30 anni di carriera. Vuoi per livello tecnico, vuoi per i campi gara, che sicuramente, voglio dire, insomma, sono stati tutti all'altezza della situazione. Certo è che per una squadra come la nostra, che diciamo un po' più di provincia, non è fra le più blasonate, qualche anno di esperienza in più potrebbe farci dire la nostra, non vincere il campionato, però quantomeno fare il campionato divertendoci. Ottimi sia il team Crevalcore Tubertini che la Fratelli Campana Tubertini, che mantengono entrambe le squadre in elite. Vanno poi ricordate le due formazioni del centro-sud che sono riuscite a salvarsi, la Golden Fish Tubertini e la Aspes Kolmich. Infine, degno di nota, il gesto dei vincitori che hanno voluto dedicare magliette autografate alla memoria di due garisti recentemente scomparsi, Daniele della Fratelli Campana e Roberto del Lenza Club Brezza. Nelle spiagge andaluse di Torremolinos si sono svolti i campionati mondiali maschili e femminili di surf casting e stavolta purtroppo le nazionali azzurre tornano a casa senza medaglie. Gli uomini dei tecnici Roberto Accardi e Massimo Ferrara hanno conteso agli inglesi il terzo gradino del podio con una bella rimonta ispirata da Alessandro Tavola, ma sono finiti quarti per i peggiori piazzamenti in un mondiale dominato dai padroni di casa.
Le ragazze, guidate da Alfonso Vastano e Daniela Ferrando, erano partite alla grande vincendo la prima prova. Purtroppo tutto è stato rovinato da una disgraziata terza manche, dove le nostre non hanno scappottato, uscendo così dal podio e chiudendo in quinta posizione, mentre le francesi hanno vinto per nazioni ed individualmente con la Broussard. Con questi campionati si concludono le attività internazionali del 2013 per il settore mare, che comunque vanta un medagliere di tutto rispetto. E rimaniamo a livello internazionale per parlare dell'incontro amichevole Belgio-Italia di pesca al colpo che si è disputato nel lago Grand Lakes. Questi incontri, oltre a cementare i rapporti internazionali, hanno anche e soprattutto il compito di accumulare esperienza nelle varie tecniche di pesca e sotto questo profilo la trasferta in terra belga è stata davvero molto proficua con gli azzurri che per l'occasione erano capitanati da Marco Manni con Gino Govi che hanno dato una bella lezione di pesca ai belgi. La cosa non era certo scontata perché si gareggiava soprattutto sui gardon, una pesca nella quale i fiamminghi sono dei maestri. Bellissime le catture però anche di grosse brem, come vediamo di ibridi e perfino una tinca di Andrea Gelli che componeva la squadra insieme a Jacopo Falzini, Ferruccio Gabba, Gianluigi Sorti, Andrea Fini, Stefano Premoli, Francesco Reverberi ed Andrea Santoni con Antonio Fusconi come dirigente e accompagnatore che però, come si vede, non disdegna quando capita di riprendere la canna in mano. Il canale circondariale di Ostellato ha assegnato l'ennesimo titolo tricolore, stavolta si è trattato del campionato italiano individuale di Ledgering che continua ad avere un unico dominatore, Angelo De Pascalis. Il campionato italiano di pesca a Ledgering si è concluso con tre prove di finale disputate tutte nel campo di gara di Ostellato Vecchio. Per accedervi, due tornei di selezione, nord e centro-sud, articolati ciascuno in tre prove. Pertanto il percorso per arrivare a fregiarsi del titolo tricolore è stato sicuramente impegnativo e selettivo. Un Valle Lepri avvolto nella nebbia ha accolto i partecipanti all'ultima prova, per l'esattezza 63, suddivisi in sette settori. A condurre la classifica, un po' a sorpresa, era il giovane Fabio Cappelletti del team LBF Italia con due primi, braccato da vicino dal compagno di scuderia e campione uscente Angelo De Pascalis, grande favorito della vigilia. In terza posizione, con 4 punti, Matteo Maggi dei Delfini con un primo ed un terzo e Manuel Marchese della Lenza Emiliana Tubertini con 2 secondi. Nella gara del sabato, il primo assoluto era stato appannaggio di Michele Capoccia, unico a superare i 10 kg. Ieri ho preso delle belle bram, solo bram ne ho prese 5-6, molto belle, grandi, di taglio. Il campo di gara, per quanto col cielo coperto e l'acqua increspata, non si è rivelato pescoso come in altre occasioni, offrendo una media di poco superiore ai 5 kg nelle 5 ore di gara. Fra i vincitori di settore, Paolo Zaffani, della Lenza Emiliana, Andrea Caruso, dell'Oltrarno Colmic, con oltre 11 kg, che ha piegato proprio Matteo Maggi, l'eclettico Andrea Canaccini della Borghigiana Maver, qui alle prese con una bella brem, che ha vinto un bel settore su Fulvio Forni, qui impegnato in un innesco misto verme e bigattini, e Marco Mazzetti. Il perugino Marco Mandrelli del Club Fario ha fatto 2 primi nelle ultime 2 prove, al pari di Massimo Vezzalini della Città del Rubicone d'Aiva. Ma soprattutto Angelo De Pascalis, che ha vinto il proprio settore con oltre 9 kg e battendo nel confronto diretto Manuel Marchese, si è aggiudicato ancora il titolo italiano, confermandosi il numero uno della specialità. Sono molto felice, sono veramente molto felice perché questa riconferma mi dà la giusta ricompensa di tutti i sacrifici che faccio per questo sport, perché veramente è la mia vita. E quindi sono veramente felice.
La classifica finale premia infatti il campione della LBF fishingitalia.com che precede Fabio Cappelletti di mezza lunghezza, mentre al terzo posto si piazza Vezzalini, premiato dal mezzo scarto nei confronti di Maggio. Si sono conclusi i 5 tornei della Serie A di pesca al colpo. Sulle immagini della quinta prova della Serie A2 disputata ad Ostellato Vecchio andiamo dunque a riepilogare le classifiche finali per vedere non solo chi ha vinto, ma anche quali sono le squadre che nel 2014 verranno direttamente ammesse al campionato italiano per società, essendo stati aboliti i trofei di eccellenza. In Serie A1 la classifica finale evidenzia il successo degli albiatesi Maver, che nell'ultima prova, proprio da loro organizzata nel Mincio, hanno concluso in scioltezza, mentre le altre tre, che hanno guadagnato l'accesso al CIS 2014, sono i Diavoli Maver di Torino, le Groane Milo e la Lenza 2000 Zeccone Maver. In Serie A3 la classifica è ancora provvisoria, dopo gli eventi dell'ultima prova nello scolmatore, ma la leadership è nelle mani della Cannisti Club Team Master Trabucco, con 6 punti di vantaggio sull'Apo La Pesce Preston, grande ritorno quello dei fiorentini, e quindi Salso Marlin Tubertini e Lenza Aretina Fintesse Maver. Veniamo ai due gironi del centro Italia, dai quali accedono al campionato le prime due. Per la Serie A4 è il Pesca Club Foligno Colmich che ha dominato il torneo, insieme al Circolo Lavoratori Terni Milo, che ha estromesso per un punto i perugini della Sirio 83 Magica Pesca Italica. Infine, in Serie A5, successo per il PC Teramo Milo davanti alla Grizzly Idra. Da notare che il Fishing Club Arabona Colmich piazza 2 squadre al terzo e quarto posto, mancando per un soffio la promozione. Andiamo ora a chiudere con l'ultimo atto della Serie A 2013, la premiazione della A2 ad Ostellato. Sul terzo gradino del podio salgono le Aquile Colmich e quindi dominio delle squadre ferraresi, con le Canne Stensi seconda con 2 ultime prove strepitose e sul gradino più alto del podio la Garisti Dario Albieri Tubertini. Il quarto posto utile per la promozione è appannaggio della Nettuno Tubertini. Dal 18 al 20 ottobre si è svolto a Marina di Ravenna il campionato italiano di società di pesca con canna da riva. Sono state 9 le squadre di 4 concorrenti che si sono affrontate in 3 giornate di gara lungo il molo foraneo sud, però su 3 diversi campi di gara. Nella prima prova, caratterizzata da pesce di fondo e qualche aguglia, si porta al comando il Circolo della Pesca di Livorno con 11 punti. In gara 2, prevalenza di pesce di fondo e successo del Club Pesca Cervia Artico con un bel 7 che si porta in testa di soli 3 punti sui livornesi. Nell'ultima e decisiva prova sono più determinanti le aguglie e il CP Cervia si impone ancora con un perentorio 9 vincendo il titolo davanti ai livornesi, mentre per il terzo posto è una lotta fra lagunari con la Mestrina che brucia lo squalo in rimonta. Nel tratto di mare prospiciente la costa nord di Ravenna ha avuto luogo il campionato nazionale di società per la canna da nasante. 20 le squadre di 3 elementi ciascuna, tutte sistemate su un'unica imbarcazione, una motonave di una ventina di metri, sulla quale sono stati ricavati 3 settori, per la verità con qualche problema per la gestione delle lenze e delle catture. La pesca non è stata eccelsa, specie nella seconda prova, anche forse per le acque sporche, dall'apporto dei fiumi, c'è cioè lì in prossimità la foce del Po, con catture di sugarelli e sgombri. La Lenza Emiliana Tubertini non si è lasciata sfuggire l'occasione per mettere in bacheca l'ennesimo titolo, dominando entrambe le prove e chiudendo con 13 penalità conseguite dal fortissimo trio con Volpi, Volpini e Brunettin. Vivace la lotta per il podio che ha coinvolto 3 formazioni liguri della Lega Navale Italiana, con Genova che ha preceduto Spotorno Daiva Stonfo, mentre la LNI Cogoleto ha dovuto accontentarsi del quarto posto.
Dopo la lunga fase delle qualificazioni, il campionato italiano di bass fishing da belly boat ha avuto la sua conclusione con le due manche di finale nel lago di Pietrafitta, una manifestazione ben riuscita anche se avversata nel finale dal maltempo. Vediamo il servizio. Quest'anno il campionato italiano di bass fishing da belly boat si è svolto con una nuova formula, con ben 21 gare di qualificazione disputate da marzo a settembre, alle quali hanno preso parte ben 280 concorrenti per disputarsi l'accesso alla finale in programma nel bellissimo bacino umbro di Pietrafitta. La prima giornata di finale si è svolta con ottime condizioni meteo, mentre la seconda e decisiva manche è stata avversata dal maltempo che ha messo a dura prova i 41 concorrenti e l'organizzazione affidata alla Bass Division di Perugia sotto la supervisione del giudice di gara Giuliano Morgantini. Il bacino idroelettrico di Pietrafitta, più noto senza dubbio come palestra di carp fishing, ospita però anche folte colonie di persici trota con pezzature di tutto riguardo. Per il bass fishing però si tratta di un campo di gara abbastanza anomalo, nel senso che non presenta il classico ambiente da boccaloni con vegetazione, canneti, ninfee o ostacoli di vario genere, ma è un lago molto aperto. Gli spot più redditizi sono stati individuati non lontano dalla zona del raduno, in prossimità di alcune buche profonde 8-10 metri, con presenza di rocce e pietre. In queste zone si sono addensati, come si vede, i lanciatori, cercando di portare l'insidia in profondità ed utilizzando varie tecniche ed esche, vermone innescato Texas e molto piombato, power fishing e finesse. E qui vediamo una serie di interventi di sgasamento o fizzing della vescica natatoria dei boccaloni gonfiatasi per effetto della decompressione, che vengono effettuati da personale capace di praticare questo intervento che rivitalizza immediatamente il pesce. Nella seconda parte della gara, come detto, si è scatenata una bufera d'acqua che ha messo a dura prova i lanciatori, anche se il vento fortunatamente non ha rinforzato. Prima delle 2:30 tutti i concorrenti hanno riguadagnato la riva per presentare al peso le proprie prede. Sono stati 4 coloro che nella seconda prova hanno fatto la quota, cioè hanno catturato il numero massimo consentito di 4 black bass, ma soltanto in 2 l'hanno fatta in entrambe le prove. Complessivamente sono state effettuate 140 catture, con qualche esemplare al di sopra dei 2 kg. E qui vediamo appunto alcune immagini della classica fase della pesatura, con susseguente foto delle prede più significative, un vero rito del bass fishing. Il pesce più grosso, il Big Bass, lo ha preso Francesco Serina, del Bass Clan Milano, con 2,285 kg. Ho pescato solo praticamente con dei grossi crank di profondità per cercare i pesci di taglia maggiore. Ad aggiudicarsi il prestigioso titolo nazionale è stato Giacomo Pozzi del Senior Bass Angler di Reggio Emilia, che ha presentato al peso 8 boccaloni per 5,570 kg, precedendo Giuseppe Merino della Southern Italian Anglers di Avellino e Michele Canizzo della Bass Division, crollato in gara 2 dopo aver dominato al sabato. Beh, sono state 2 giornate molto pescose, un po' per tutti. Il primo giorno era soleggiato, poco vento e quindi più che altro ho pescato leggero come drop o light Carolina. Ho preso qualcosina anche con crank e spinner, ma più che altro ho pescato molto finesse. Secondo giorno abbiamo preso un'acqua incredibile, però dai, non c'era tantissimo vento, quindi bene o male ho continuato a pescare nello stesso modo, un po' più a crank, ma comunque diciamo che i frutti migliori l'hanno data le montature leggere. E con le immagini del podio si abbassa il sipario su questa bella edizione del campionato 2013. È stato il Lago Azzurro a Giai di Gruaro, in provincia di Venezia, ad ospitare il campionato italiano promozionale di pesca alla trota in lago con esche naturali.
Buono il successo di partecipazione con 87 concorrenti che hanno catturato ben 3.450 trote per 462 dei 500 kg di iridee immesse, con ogni tecnica consentita, dalla bombarda al piombino, dalla coroncina al galleggiante. A conquistare il titolo è stato Carlo Belluco delle canne iridate di Novara, che con due primi ha preceduto a pari penalità Alessandro Bradaschia dei pescatori del Montello con 58 trote a 51. Terzo Giuseppe Carollo con 3 penalità. E gran finale del campionato italiano sempre per il settore trota lago per società, con la disputa della quarta ed ultima prova al lago Cronovilla di Traversetolo in provincia di Parma per l'organizzazione della Valdenza. Il torneo è stato dominato dalla Soffritti Tubertini Sagip, che si è imposta anche nell'ultima prova con 8,5 punti davanti all'Alta Pinus Soffritti con 9,5, controllando il ritorno in classifica della Garisti Club Eco Energy Daiva, che ha conquistato il secondo posto nella classifica finale davanti ai modenesi della Saliceta Pianeta Pesca Milo. Francesco Rubis, Mirko Venturelli, Andrea Pasqua e Renzo Vergnasco hanno composto il quartetto che ha conquistato l'ennesimo titolo per la mitica squadra di Verbania. Stiamo arrivando in conclusione di questa trasmissione, ma abbiamo ancora il tempo per dare alcune notizie. Campionato di bass fishing con motore elettrico, la finale si è disputata nel lago Massaciuccoli e questa è la classifica. Campioni italiani Carignani e Scatena del Fishbuster Bass Team di Firenze, davanti a Caselle Moretti del club Lanciatori Lampi nell'Acqua e Riello Bertone del Fighting Bass. Adesso una notizia di interesse per il nuoto pinnato, con la inaugurazione il 19 ottobre scorso a Lodi di una nuovissima piscina olimpica con una buca da 10 metri, una novità assoluta nella impiantistica sportiva, con 10 corsie che ospiterà nella prossima stagione anche manifestazioni di nuoto pinnato. Cari amici, con questo siamo arrivati alla conclusione di questa nostra puntata. Vi ringrazio e vi saluto lasciandovi alle belle immagini significative anche sulla giornata di pulizia delle sponde, una bella iniziativa organizzata lungo l'Aniene nello splendido tratto No Kill, recentemente istituito fra i comuni di Cineto e Vicovaro per iniziativa della sezione FIPSAS romana condotta da Guido Della Croce e l'assessorato alla pesca della provincia di Roma. Buongiorno a tutti gli spettatori di Italian Fishing TV, siamo in provincia di Roma, nel comune di Saracinesco, in particolare nel tratto a zona regolamento speciale di pesca No Kill Aniene, istituito dalla FIPSAS Roma. Siamo qui oggi in occasione della prima giornata ecologica di pulizia delle sponde del tratto di fiume e andiamo adesso a vedere come sono andate le operazioni di pulizia e quali sono le possibilità di pesca in questo tratto di fiume. Okay. E allora, ecco, come hai anticipato, appunto è un tratto di circa 5 km che va dal confine, come vi dicevo prima, di Cineto sino alla diga di Sambuci. Quindi praticamente, scusami, lo sbarramento di San Cosimato, sbarramento di Cosimato, che è in comune di Vicovaro. Da quel tratto abbiamo istituito, parto da valle, una zona completamente di protezione che il regolamento prevede si possa anche spostare nell'arco della vita, diciamo, della gestione della zona. Ed è un tratto di circa 200 metri sulla quale è vietata assolutamente la pesca, quindi lì troverete delle tabelle con scritto ZRS3 e lì non si può pescare. Da lì a salire si entra in una zona che è una zona, diciamo, catch and release, ma con la possibilità di catturare un capo trofeo. Su questo tratto sono ammesse un po' tutte le tecniche, quindi sono ammesse, diciamo, lo spinning, la pesca con l'esca naturale limitata però alla camola e al verme e ovviamente la pesca a mosca. Si pratica appunto il catch and release, salvo la possibilità di catturare un pesce che superi i 45 cm, quindi per l'appunto la zona è ripopolata con pesci importanti anche da un punto di vista della dimensione.
il regolamento è piuttosto dettagliato, ci dice che praticamente bisogna operare sempre a mano bagnata, possibilmente rilasciare il pesce in alveo, quindi senza estrarlo, usare eventualmente dei guadini senza, a maglia senza nodi, quindi abbiamo cercato di mettere dentro tutte le norme che potessero contribuire a salvaguardare la fauna ittica al meglio ed anche educare, diciamo, i pescatori a queste tecniche.